Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo di fronte qui alla Gold Gym. Oggi terza giornata della settimana di scarico e al terzo giorno resuscitiamo. No, a parte gli scherzi, il terzo giorno esattamente come descritto in filetto. Il terzo giorno appunto lo dedichiamo alle challenges, alle sfide, e in questo caso le onde di forza o le strength waves. Quindi faremo delle cluster da 3 set, dove appunto il primo set sarà al 70% del nostro massimale, il secondo set al 75% e il terzo set all'80% del nostro massimale. Quindi faremo il primo set con 9 colpi o 9 ripetizioni, il secondo con 7 e il terzo con 5 ripetizioni. E se riusciamo a superare senza problemi, quindi senza arrivare a cedimento tecnico, questa prima wave, questa prima onda di forza, allora passiamo a quella successiva, aumentando e incrementando il peso di 2 kg per parte nello squat e nello stacco e 1,25 kg per parte nella panca. Manteniamo ovviamente questo incremento per tutti i 3 set successivi, quindi l'onda successiva, quindi il nostro 70-75-80% del massimale sarà diverso, e ovviamente se riusciamo a superare anche quest'altra onda successiva passiamo a un'altra successiva, aumentando di nuovo di 2,5 squat e stacco, 1,25 di panca e così via. Quindi molto semplice, alla fine è molto interessante anche perché c'è un maggior coinvolgimento delle fibre muscolari, quindi si possono decisamente superare molti dei nostri PR, dei nostri record. Quindi la nostra idea è sicuramente quella di fare almeno un paio di waves, perché sicuramente la prima è semplice visto che ci siamo allenati tutto questo mesociclo al 70-75-80%, quindi questi pesi, in particolare la terza settimana abbiamo fatto 5 set all'80% del nostro massimale per tutte le grandi alzate, quindi dovremmo sicuramente riuscire a fare la prima onda. Guardiamo appunto se riusciamo a fare una seconda e una terza, sarà decisamente interessante. Comunque cercheremo di filmare il più possibile là dentro. Due miei troppo piccoli, va bene, sono indietro. Perché, coach? No, ogni tanto no. Bisogna un mini cap 16 ore. E questi sono rispetto a 1 chilo, sarà questo? Saranno 1 pound? Sì, giusto 1 pound, 450 grammi, no meno, 2,83, per dietro. Li godo adesso. Ok, facciamo un esperimento di una pizza fatta in casa con farina di buckwheat, quindi farina di grano saraceno. Al momento sembra carina, poi ovviamente tolgo questa clip se viene da merda e poi ne ordineremo una da delivery. Vediamo un attimo. E faremo finta che l'abbiamo fatta noi. Ed è buonissima. Vi diremo che è buonissima. No, no, di solito l'ho fatta sempre, spesso a casa, veniva bene. Conta ovviamente molto il toppings, però abbiamo del pomodoro, dei funghi, poi abbiamo del tempeh, quindi vediamo di farla il più buona possibile. L'impasto di grano saraceno è molto buono perché ha sapore nocciolato, ovviamente non essendoci glutine è molto difficile da impastare, infatti questo è già un miracolo che si è riuscito a fare una forma rettangolare. Ok, l'impasto è pronto, ora vediamo di preparare i toppings, quindi intanto mi vedo dallo specchio di là.
vediamo i toppings con i funghi e poi dopo dei pomodorini secchi e andiamo ad adornare questa meraviglia. Spero che venga bene. Eccoci qua la pizza, come dicevo l'aspetto magari non è invitante, ci saranno sicuramente i napoletani che si tireranno i capelli, però abbiamo assaggiato un attimo l'impasto ed è buono, a noi piace insomma il sapore nocciolato del buckwheat, poi senza glutine, è molto proteico, ricordiamo poi che il buckwheat o il grano saraceno è una proteina completa, quindi con l'intero spettro aminoacidico. Sopra stiamo mettendo dei funghi che abbiamo saltato con del turmerico, meglio Flavia ha saltato col turmerico, dei pomodorini secchi, dei pomodorini e poi abbiamo dell'ottimo tempeh e dell'avocado, mezzo avocado abbiamo messo anche. Adesso vi faccio vedere i macros perché mentre appunto preparavamo gli ingredienti ho anche fatto il calcolo dei macros per l'intera pizza. Ed eccoci qua, super proud, super orgoglioso di questa pizza healthy. L'impasto è veramente fatto solamente con grano saraceno e acqua, quindi senza uova, nient'altro, e un po' di baking powder, quindi di agente lievitante per riuscire appunto a farla lievitare in modo istantaneo senza appunto farla lievitare per delle ore come faceva mia madre una volta. E insomma il risultato è questo, con i toppings ovviamente belli carichi come piacciono a noi, quindi come dicevo prima tempeh, funghi e tutto, qui c'è anche un extra per del topping quando appunto la mangiamo e questi sono i macros che ho calcolato prima, quindi per il totale, quindi per la pizza intera ci sono 200 grammi di carboidrati, 25 grammi di grassi e 60 grammi di proteine, quindi proteina alla grande, quindi pizza proteica fantastica che adesso ci andiamo a gustare. Beh, direi che è ottima e credo che la rifarò per stasera. Ok, oggi sono preso bene, ho deciso di fare con il rimanente della farina di grano saraceno, quindi altri 300 grammi, questo impasto con delle goji berries, ho messo 40 grammi di goji berries, per fare dei pancakes per i prossimi giorni che ci possiamo portare in giro quando siamo fuori. Eccoci qua i pancake, fatti con solamente buckwheat e acqua, su una padella antiaderente con un pochino di olio di cocco per non farla aderire. E notare appunto che comincio sempre con un mega pancake gigante, larghissimo, e poi invece sempre più piccolo fino a un tiny piccolo pancake. Ci abbiamo aggiunto anche delle goji berries, 40 grammi di goji berries, quindi il totale sono 220 grammi di carboidrati, poi 41 grammi di proteine e 10 di grassi. E queste, come dicevo, ce le mangiamo durante la giornata, quando giriamo, come sono comodi, basta una carta stagnola e via. E se si è fortunati si becca un pezzo con la goji berry, goji berry, come questa qua, che rende un po' tutto più sweet, visto che il buckwheat è un po' amarognolo, con sapore di nocciola. Come sono? Buonissimo. Ciao ragazzi, siamo finalmente usciti di casa, sono circa le 4:30, stiamo andando alla Gold's a fare un allenamento. Ci siamo presi un po' con comodo questa domenica perché comunque ieri è stato un allenamento parecchio intenso. Avete visto, abbiamo fatto Challenge Day, quindi fra una serie e l'altra, facendo appunto le varie onde di forza, dovevate fare circa 9 serie di squat, 9 di stacco e circa 7 di panca se non ricordo male, quindi decisamente non eravamo proprio in super formissima da lanciarci in un altro workout subito presto al mattino, quindi oggi andiamo a fare un allenamento jolly giusto per divertirci, poi sono stato in casa a preparare la pizza, poi i pancake e quindi a fare un attimo i casalinghi visto che oggi il tempo non è dei migliori e poi sì, sto cercando da un po' di tempo di ordinare delle lenti contatto online. So che, vabbè, UK non ho mai avuto problemi, qui invece richiedono una prescrizione medica e quindi ovviamente essendo il mio medico italiano sembra non accettarla, quindi vabbè è una cosa assurda perché effettivamente si possono ordinare gli steroidi e i pro-ormoni qua in US online, mentre invece non puoi ordinare le tue lenti a contatto se non hai una prescrizione, quindi vabbè, comunque adesso spero di essere riuscito, ho provato con Walmart, non mi hanno ancora cancellato l'ordine, ho mandato una prescrizione che insomma mi sono fatto dare da mia madre un po' vecchia che avevo del mio oculista, vediamo se riesco insomma a ricevere queste lenti a contatto oppure farò tutti i videoblog di nuovo con gli occhiali, anche se qua quando c'è il sole insomma non sono comodissimi. Va bene, ci vediamo dentro alla Gold.
Poi il weekend di Halloween, quindi si vede gente in giro vestita in tutti i modi, moltissimi da Donald Trump, anche nei supermercati, è veramente uno spettacolo vedere tutta la gente vestita da carnevale. Ok, abbiamo lasciato giù le bici e ora adesso ci avviamo alla Gold's, che è qua dietro l'angolo, e poi questa sera invece andiamo probabilmente a questo ristorante vegano che abbiamo già provato, un caffè con anche cucina vegana. Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui al Gold Gym, oggi allenamento di bicipiti e volevo far vedere una tecnica di intensificazione che do spesso ai miei ragazzi, che prevede un unico set con due rest poses e andiamo a fare un intra stretch fra un set e un altro, quindi tenere i bicipiti sotto tensione anche durante le pause fra un set e un altro, proprio a intensificare lo sforzo e a targetizzare proprio i bicipiti. Vi faccio vedere come funziona. Un set totale che può durare da un minuto e mezzo a due minuti a seconda del peso. Ovviamente selezionate sempre prima un peso che vi permetta di fare una serie ipertrofica, quindi 8-10 ripetizioni, quindi rest pose di circa 10-15 secondi, poi di nuovo 8-10 colpi, poi un altro rest pose di 10-15 secondi e tutti i colpi che vengono. Ovviamente il muscolo sarà pieno di sangue, farete molto fatica a fare le ultime ripetizioni, è decisamente da provare per avere delle big guns. Ok ragazzi, workout fatto e adesso si va a mangiare da Caffè Gratitude. I'm so like open canvas awesome thing that kind of ready to see. I think falafel wrap, con sun-dried tomatoes wrap, tipo tahini, poi non mi ricordo più. Molto buono, a vista. Capitati anche in questa gelateria, aia, era incontrollabile, cazzo.
Ok, sì, siamo capitati in questa gelateria vegan che fanno anche gelato a base di datteri, latte di cocco oppure datteri. E però perché quello con la crema di cocco, il latte di cocco c'ha anche l'honey, quindi il miele, abbiamo preso i due gusti unici che erano invece con i datteri, che sono caffè e vaniglia. Eccolo qua, con pezzetti di banana e cocoa nibs. E dopo questo si va a casa, che io fra poco mi devo svegliare per andare a fare delle chiamate con Canon. Buonanotte.